Benvenuti in questo video. Oggi siamo qui per parlare di un argomento un po' diverso dal solito, infatti non si trovano spesso video che parlano di questo argomento e premetto che nemmeno noi siamo esperti, ma stiamo iniziando a informarci e qualcosina l'abbiamo capita. E allora, forse l'abbiamo capita. Forse perché è un argomento un po' complicato in realtà. Se mi seguite anche su Instagram l'avete già visto sicuramente, cioè è nato da poco un puledrino, un amareggio, in realtà una puledrina perché è una femmina, e anzi adesso ve la presentiamo. Lei è Naila, una delle cavalli storiche del maneggio, che è la figlia di Bella. Comunque, se volete andate a vedere il video presentazione dei cavalli del maneggio, in cui sicuramente ne parleremo di più. E lei è la bellissima puledra, che è meravigliosa, adesso si sta riposando, non voglio andare a disturbarla. Diciamo che la storia di questa puledra è particolare perché era un po' inaspettata, nel senso che è figlia di Goodbye Dubai, che è uno stallone che montavi. Sì. E sostanzialmente questo cavallo un giorno è scappato dal paddock ed è andato nel paddock delle cavalle. E insomma, dopo essersi divertito per un bel po', alla fine si è scoperto un anno dopo quasi che Naila è incinta e infatti ha partorito questa puledra. E lo è anche. Ma anche Stracciatella, se non ve la ricordate vi consiglio di andare a vedervi il video del maneggio, che è quella poi in taglietta, e anche lei sicuramente è incinta. Allora, torniamo a noi dopo questa breve parentesi. Insomma, il punto qual è? Il punto qual è? Che tutte queste nascite, in realtà una, ma ce ne sarà una seconda, ci hanno fatto venire in mente che avevamo dei progetti anche con Ops, non a stallone, un giorno di avere un suo puledro. E siccome questa occasione ovviamente non c'è più, però abbiamo un'altra occasione, forse ancora più semplice, perché abbiamo una cavalla bellissima, direi, con, come avete visto, già una genealogia speciale. Quindi, perché non fargli fare un giorno un puledro, appunto. E allora, se non vi ricordate, lei è una Hanover, quindi ci piacerebbe un giorno che questo puledro nasca a Hanover. Quindi ci è venuto in mente di scrivere alla Federazione degli Hanover in Germania, ci hanno risposto subito, sono stati gentilissimi, che è possibile farla approvare come fattrice Hanover in un modo abbastanza semplice e anche poco costoso, direi. E si tratta di... Si tratta di realizzare un video e per questo lo vogliamo realizzare insieme a voi, e siamo qua per farlo. Prima di tutto ovviamente la puliamo un pochino perché è un po' schifata, anche se devo dire che è molto pulita come cavalla, non si schifezza mai. E adesso andiamo in doccia dove la puliremo un pochino. E allora ragazzi, brevemente cercherò di spiegarvi quello che abbiamo capito fino adesso sull'argomento. Per produrre un puledro di razza è necessario che sia la fattrice che lo stallone siano riconosciuti e approvati dal libro genealogico di quella stessa razza. Prendiamo per esempio Hanover, la razza di Quinn. Lei è di razza Hanover, ma al momento ancora non è stata ispezionata. Cioè, fondamentalmente, a cosa serve il video che stiamo realizzando? Il video che stiamo realizzando serve a effettuare questa famosissima ispezione. Allora, praticamente il video che stiamo per realizzare è il video di ispezione, come dicevo.
Attraverso questo video la commissione dell'associazione Hannover in Germania valuterà il modello, la spalla più pulita del mondo, la forma fisica, le forme fisiche, la morfologia di Queen, e a quel punto approverà la cavalla come fattrice. Quello che abbiamo capito, ovviamente, che cos'è? È che se avessimo voluto farla riconoscere come fattrice sella italiana, avremmo dovuto fare la stessa cosa, però con l'associazione libro genealogico del sella italiano. E questo vale per gli Hannover, sella italiano, Steiner, qualsiasi altra razza. E ovviamente, perché il puledro sia riconosciuto da quella razza, anche lo stallone deve essere approvato. Per esempio, come in questo caso, se noi vogliamo produrre un puledro a 9, anche lo stallone deve essere approvato per quella stessa razza. Il primo pezzo bisognerebbe inquadrare intanto il suo bel faccino, per poi procedere lungo tutto il corpo, far vedere bene le zampe, la schiena, insomma, per capire bene le sue forme. Farlo ovviamente dall'altro lato, mostrare il marchio, perché anche lei è marchiata, infatti ha la H con il 10 sotto, perché è il suo anno di nascita. E poi bisogna, sempre all'interno dello stesso video, con un lettore per il microchip, leggerglielo appunto a livello del collo e mostrare in videocamera il numero di chip per dimostrare che è lei. E poi bisogna, mettendosi dietro, mostrare prima il suo passo, girare a destra e mostrarlo anche di fronte, e la stessa cosa anche al trotto. Poi comunque vedete il video, che è molto meglio di come l'ho spiegato io. Infine, l'ultimo passaggio, scusate, all'interno del triangolo fatto con le barriere in campo, in cui bisogna passare all'esterno, prima al passo e poi al trotto, per far vedere le andature, immagino. E nulla, in tutto viene un video di circa 2 minuti, è molto semplice. Poi si manda appunto alla federazione, che lo visualizzerà e deciderà se è idonea o meno, ma spero proprio di sì. La morfologia ce l'ha tutta, direi, e anche il caratterino. We'll be right back.
andato. Basta, basta. Allora, sì, se notate sta piovendo perché non è lo stesso giorno purtroppo, perché stavamo aspettando il lettore del microchip perché non ce l'avevamo, almeno non ne trovavamo uno, quindi l'abbiamo ordinato su Amazon. È arrivato, ma il problema non sappiamo dov'è, quindi saltiamo il pezzetto del video in cui dovremmo inquadrare appunto il chip e farlo vedere, però non ci perdiamo chissà che cosa. E quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che l'abbiate trovato interessante visto che non se ne parla moltissimo. E io quindi vi chiediamo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, così da rimanere aggiornati, e vi salutiamo. Ciao a tutti.